Bene, allora buonasera a tutti i presenti. Vediamo se qualcuno si aggiungerà. Comunque noi questa sera incominciamo abbastanza velocemente per essere puntuali. Quindi vi ringrazio di essere qui alla seconda puntata, secondo incontro di questo ciclo dedicato al vetro nel Medioevo. Ricordo ancora che abbiamo scelto questo tema perché prossimamente, il 28 e 29 maggio, terremo le nostre 21esime giornate nazionali di studio sul vetro nella sede di Genova, dell'Università di Genova e di Palazzo Ducale, proprio dedicate al vetro nel Medioevo. E quindi abbiamo pensato che poteva essere interessante far precedere le giornate da una serie di incontri che potessero così mettere in luce alcuni temi, alcuni argomenti legati al vetro nel Medioevo e nei secoli successivi al Medioevo, in modo da attirare un po' ancora di più l'interesse e la curiosità di coloro che parteciperanno alle giornate. Questa sera l'incontro è intitolato Vetri veneziani smaltati del Medioevo e del Primo Rinascimento. La relatrice è Cristina Tonini, che molti di voi conoscono già, però adesso io dirò come al solito una breve presentazione. Cristina Tonini è laureata in storia dell'arte all'Università Statale di Milano e ha lavorato per diversi anni in musei, ha collaborato con musei milanesi, innanzitutto il Museo Bagatti Valsecchi e poi ha curato anche delle mostre dedicate al vetro rinascimentale e si occupa anche di vetro contemporaneo. Ricordiamo tra le mostre alcune collaborazioni appunto con il Castello Sforzesco di Milano, con il Museo Bagatti Valsecchi, a Venezia una mostra a Palazzo Loredan e a Parigi collabora spesso con musei parigini. Ha pubblicato, ha studiato anche i materiali di alcune collezioni museali proprio per conto del Comitato Nazionale Italiano IHV. Per esempio il catalogo dei musei civici di Pavia, il catalogo poi ha lavorato appunto sui vetri del Museo Bagatti Valsecchi, della Pinacoteca Ambrosiana e del Museo Togliatti di Varese. È autrice di diversi articoli per riviste scientifiche e collabora con l'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti di Venezia, curando la collana degli Stadi Dei Solvay Glass. Recentemente ha collaborato al progetto Cristallo Verre émaillé vénitien della Renaissance del Museo del Louvre e ha collaborato anche alla realizzazione della mostra Émaillé le Verre alla Renaissance che si è chiusa proprio da poco nel castello di Écouen, il museo della Renaissance, appunto a pochi chilometri da Parigi. Cristina Tonini fa parte del consiglio direttivo della nostra associazione e quindi è una delle nostre colonne importanti. È anche, appunto, fa parte del comitato scientifico degli Study Days on Venetian Glass che si tengono annualmente a Venezia, di solito in occasione della Glass Week, appunto, presso l'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. Ecco, recentemente è stata nominata anche curatrice per il Sud Europa della mostra European Glass Context dedicata al vetro contemporaneo europeo. Quindi il suo interesse spazia dal Rinascimento all'età contemporanea. Oggi invece, appunto, ci parlerà di vetri un po' più antichi, non di arte contemporanea, ma appunto dei vetri veneziani smaltati e quindi ci farà vedere, immagino, delle cose anche molto belle, affrontando problemi legati, credo, alla provenienza, ai luoghi di produzione, alla diffusione di questi materiali. Le lascio la parola con piacere.
Buonasera a tutti, grazie Marina per questa presentazione e diamo subito l'inizio, diciamo, guardando il nostro PowerPoint. Si vede o non ancora? Vediamo. È visibile il PowerPoint? Sì, perfetto. Vai. Perfetto, benissimo. Allora, il tema di oggi, appunto, come ha accennato Marina, sarà dedicato ai vetri smaltati veneziani del Medioevo e del Primo Rinascimento. Entreremo poi un po' più in dettaglio cosa si intende diciamo, di Primo Rinascimento, almeno per noi italiani. Devo dire che nell'affrontare questo tema è necessaria una premessa. Qual è la situazione del vetro veneziano nel periodo medievale? Per il periodo che ci interessa, cioè quindi vogliamo parlare degli anni, soprattutto a partire, diciamo, per il vetro veneziano smaltato intorno al 1280, quindi quando si parla di XIII secolo, è un periodo particolarmente importante anche per un'attività vetraria particolarmente cospicua, quindi con una produzione particolarmente cospicua, che non era stata presente, diciamo, nella parte precedente del Medioevo, nonostante tutti noi sappiamo che l'atto di nascita della vetraria veneziana coincide con il 982. Con un famoso documento in cui si cita appunto un frate benedettino delle isole San Giorgio Maggiore come fiolario, cioè come produttore di bottiglie. Io in realtà apro con un vetro non smaltato, cioè apro e con un'immagine iconografica. Questo perché? Perché come vedremo nel corso della presentazione dei vetri smaltati veneziani, concorrono, diciamo, diverse, fonti che ci permettono, di arrivare a un'attribuzione di questi vetri veneziani smaltati. Perché apro con quest'immagine? Molti di voi le conosceranno, sono i vetri a gocce applicate. Quelli che a Venezia nei documenti, a partire certamente dagli anni 70 del 200, vengono chiamati imperlati, cioè decorati con delle perle. Questo è il capitello di San Marco, uno dei capitelli delle virtù e dei vizi capitali, in questo caso un vizio capitale è che è la gola e viene rappresentato, siamo alla metà del 300, intorno agli anni 40, proprio un bicchiere decorato con delle gocce applicate. Questo perché? Perché anche diciamo, in studi recenti si è molto sottolineato come nei documenti veneziani del Medioevo e poi abbiamo scoperto anche con le ricerche condotte con Rosa Barovier che poi questa produzione a Venezia continua diciamo, per tutto il 300, per tutto il 400, sia con dei prodotti sia con anche delle fonti iconografiche più tarde. Ma spesso non vengono citati quelli che sono i ritrovamenti sia veneziani sia, diciamo, delle aree limitrofe, soprattutto i domini della Serenissima, oltre che l'esportazione. Noi sappiamo che moltissimi anche di questi prodotti venivano esportati in Germania, non solo in Germania, in Istria, in Dalmazia, e quindi abbiamo, diciamo, delle fonti importanti. Ma soprattutto quelli che sono ancora più importanti sono i frammenti di laguna, che purtroppo non sono particolarmente conosciuti. Un po' perché molti di questi si trovano, voi sapete, all'isola del Lazzaretto, a Venezia, chiusi molto spesso dentro delle casse. Speriamo che in futuro
questi materiali vengano studiati. Alcuni di questi sono stati pubblicati, per esempio Martina Minini, che faceva parte del nostro comitato, anche lei ha pubblicato molti di questi pezzi, e quello che io vi mostro sono qualche frammento di Laguna che sono in collezioni private, e da lì potete già vedere, diciamo, anche la diversità e i colori dei vetri ritrovati, perché spesso tendenzialmente si attribuiscono per quei manufatti che si trovano al di fuori di Venezia solo quelli in colori ad area veneziana. Dobbiamo porci delle domande, non sempre con delle risposte certe, facili, ma sicuramente a Venezia venivano prodotti, diciamo, con tonalità di colore diverso, come testimoniano questi frammenti di Laguna. Non solo si andava incontro a quelle che erano le esigenze dei mercati esteri, cosa che Venezia fa sempre, farà sempre, anche per tutto il Rinascimento. E sì, quindi se un determinato paese adora certi tipi di manufatti vitri, Venezia li produce per l'esportazione e talvolta anche per il mercato interno. E infatti nei documenti veneziani del 400 noi troviamo spesso menzionati questi bicchieri teutonici, che sono i bicchieri tipicamente tedeschi a grande gocce. E praticamente il pezzo che voi vedete quasi integro è stato proprio ritrovato a Venezia ed è stato pubblicato. Quindi io penso che lo studio dei materiali, non che si limita semplicemente a questi oggetti, ma anche a moltissimi altri frammenti vitri, potrebbero allargare quelle che sono ritrovati ovviamente a Venezia nella laguna, potrebbero allargare quelle che sono le nostre conoscenze in generale, diciamo, sul vetro. Ma entriamo, diciamo, nell'argomento specifico di oggi. Che è quello che riguarda appunto il vetro veneziano smaltato del periodo medievale. Ancora un'altra premessa che probabilmente tutti voi conoscete è che il vetro veneziano ha dei legami fortissimi con la vetraria islamica per diversi motivi. Prima di tutto le navi veneziane commerciano ampiamente con il Levante. Anche nei periodi in cui Venezia sarà in guerra più avanti con lo Stato ottomano, Venezia continuerà comunque a commerciare, quindi anche nei periodi di guerra questi commerci continueranno più tardi. Il vetro è quindi uno dei primi oggetti che vi mostro, è effettivamente un bicchiere islamico che si trova al Louvre, che forse probabilmente molti di voi conosceranno, ed è un oggetto che, guarda caso, in origine si trovava in Italia ad Orvieto, sotto l'altare di una chiesa di Orvieto. Come spesso poi è successo nel corso dell'Ottocento, sia per vari motivi, sia per le soppressioni dell'ordine religioso e poi anche con l'Unità d'Italia, molti degli oggetti manufatti o dipinti poi sono finiti all'estero, come tutti noi sappiamo. Ma quello che mi interessa sottolineare è che anche come è stato dimostrato da delle analisi che sono state condotte sui vetri veneziani e sui vetri veneziani in particolare smaltati, si è notato che la composizione dei vetri veneziani smaltati ha delle strette connessioni con la vetraria islamica, sia per quanto riguarda il vetro di base, sia per quanto riguardano gli smalti. Allora, sappiamo per esempio che moltissimi vetri islamici giungono a Firenze. Spallanzani, il professor Spallanzani di Firenze, ha pubblicato un bellissimo libro su questo tema dell'arrivo appunto a Firenze di vetri islamici in particolare. Sul fronte veneziano, questo parliamo sempre del periodo medievale, quindi del 300, le ricerche probabilmente devono essere ancora condotte, ma è probabile che anche a Venezia arrivassero vetri islamici.
Poi a un certo momento cosa succede? Come molti di noi sanno, a un certo momento la vetreria islamica sospende la propria attività e quindi a partire da una certa data, quindi soprattutto per l'appezzamento dei vetri smaltati nel Rinascimento, a partire dagli anni 60 del 400, Venezia sostituirà la vetreria islamica, ecco, nella produzione dei vetri smaltati. Ma in questo periodo storico, che sono gli anni che a noi interessano, cioè a partire dal 1280, c'è una coesistenza tra la produzione vetraria smaltata islamica e quella veneziana. Ma quella veneziana guarda alla vetreria islamica sia per la composizione, diciamo, dei materiali, cioè la composizione in particolare del fondente, cioè delle ceneri sodiche, che come sappiamo vengono importate dal Levante, quindi del cosiddetto, come veniva chiamato, allume catino, e anche gli smalti presentano una simile composizione. Non solo, dall'Oriente arrivavano anche i vetri rotti, che venivano utilizzati appunto per arrivare, diciamo, a quello che era la miscela finale, che poi veniva appunto soffiata. Si guarda ovviamente anche alle forme dei vetri islamici, una forma molto semplice che si allarga nell'adimbuto, che si allarga nella parte superiore adimbuto. Questi vetri sono decorati nella parte esterna con gli smalti ed anche con l'oro. Ecco, cosa succede? Che a Venezia si inizia a realizzare una serie di manufatti. I primi manufatti che vengono realizzati a Venezia sono manufatti decorati a smalti, vedremo con differenti motivi decorativi che vanno dagli scudi araldici a motivi religiosi, a motivi anche del mondo cortese. E in una prima fase, questi oggetti, questi bicchieri, vengono decorati solo nella parte esteriore e anche dal punto di vista delle forme riprendono quelli che sono gli oggetti islamici, vetri islamici che noi abbiamo visto nell'immagine precedente. Sono però molto più rari e questo è il primo momento. Il pezzo che vi mostro, tra l'altro, è stato scavato in Italia. È stato scavato e l'ha pubblicato appunto Simone, il nostro fantastico segretario, e è stato ritrovato vicino a Porta Palatina. L'iscrizione è stata letta come Ave Gratia Plena, quindi chiaramente come l'iscrizione che fa riferimento all'annuncio dell'angelo. Il bicchiere frammentario, però, si è potuto stabilire sicuramente che è stato decorato solo esternamente. Ovviamente è probabile che ci fosse anche dell'oro, però sono state una certa difficoltà, diciamo, ad individuare le tracce di dorato. Questo gruppo poi di vetri smaltati, la cui produzione è attestata dai documenti veneziani, poi vedremo in dettaglio, copre un arco cronologico che va dal 1280 a 1350-51 esattamente. Questa datazione di questi oggetti è stata resa possibile da questa grande scoperta che ha fatto Luigi Zecchin, che è stato uno dei più grandi storici del vetro veneziano. A lui dobbiamo tantissimi documenti pubblicati provenienti dall'Archivio di Stato di Venezia, che fanno riferimento ai documenti dell'Archivio del Podestà e ad altri documenti, e che tutt'oggi per gli studiosi del vetro veneziano, secondo me, sono una fonte inesauribile. Devo dire
che io spesso lo consulto, con Rosa Barbieri, con cui lavoriamo spesso insieme, è per noi, diciamo, un punto di riferimento essenziale. E ogni volta si trova qualcosa che ci permette di arricchire quelle che sono le nostre conoscenze e talvolta anche di individuare dei manufatti, degli oggetti, i cui nomi riportati in veneziano sono di difficile lettura e invece, mano a mano, a piccoli passi, si riesce a ricostruire quali possono essere questi oggetti che compaiono con termini non talvolta di difficile lettura, non solo per gli italiani, per i veneziani, potete immaginare per gli stranieri. Ma se noi non avessimo questi documenti pubblicati da Luigi Zecchin, penso che anche le nostre ricerche non potrebbero andare avanti. Quindi gli va restituito un gran merito. E soprattutto il suo merito è stato quello di aver anche modificato quella che era l'attribuzione primaria di questi oggetti, che erano stati considerati da un grande studioso di arte islamica, Lam, come degli oggetti di provenienza orientale, sulla costa siriana probabilmente prodotti, quindi quelli che venivano chiamati sirofranchi. Ovviamente Lama aveva a disposizione pochi ritrovamenti, tutti in quella zona, e quindi era, diciamo così, anche logico arrivare probabilmente a queste conclusioni. A un certo momento, e Luigi Zecchin la considerava una tra le sue scoperte più importanti, trova i nomi di alcuni pittori, di pittori di bicchieri. I nomi sono diversi, li vedremo. Si trova anche il nome di André Van Dien, che è un po' particolare perché in realtà nei documenti viene citato più che altro come un produttore, un fiolario, quindi un produttore di bottiglie e anche di bicchieri. Però non è escluso, e anzi è l'opinione anche di altri studiosi, che possa aver prodotto e anche decorato. Infatti si firma con questa firma che è Magister André Van Dien Mefecit, quindi con un riconoscimento anche di quello che è l'importanza del proprio ruolo e di artefice nella decorazione di questi oggetti. Torneremo su questo aspetto che è diffusissimo nel mondo medievale, tantissimo nel mondo medievale italiano, meno nel nord Europa. C'è anche nel nord Europa, ma molto meno. Da questo momento in poi, da questo bicchiere che si trova a Londra al British Museum e che appunto è così firmato, tutti i bicchieri che rivelano appunto delle assonanze stilistiche e in alcuni casi anche iconografiche sono stati raggruppati sotto il nome di André Van Dien, e quindi noi li troveremo spesso citati partendo da proprio questo oggetto. Questo oggetto è anche interessante perché dà un'idea un po' dell'evoluzione del primo tipo di bicchiere che abbiamo visto precedentemente in quel frammento trovato a Torino, dove c'era una maggiore connessione con gli originali islamici, e qua, se vogliamo, forse risponde più a delle esigenze diverse, probabilmente anche di gusto diverso, cambia leggermente la forma, risulta leggermente un po' più tozzo e meno slanciato rispetto agli esemplari precedenti, e soprattutto viene decorato sia nella parte interna che nella parte esterna. Forse, diciamo, in molti casi l'oro non si ritrova su oggetti di questo tipo. Le parti generalmente, ovviamente poi vanno studiati singolarmente, singoli pezzi, le parti che hanno delle più ampie campiture, quindi gli smalti con più ampie campiture, generalmente vengono dipinti all'interno, magari invece quelli che sono i profili, le lettere, vengono invece dipinti nella parte esterna.
Come voi potete vedere, il bicchiere nelle sue forme è un bicchiere di grande semplicità, con questo motivo a cono particolarmente rilevato e con questo motivo di anello di base applicato, realizzato con la tecnica della soffiatura. Non mi addentro, però posso farlo, non lo so, lo vedremo, su quella che poi invece è la tecnica della smaltatura. La cosa importante comunque da sottolineare è il ritrovamento di questi documenti da parte di Luigi Zecchin, che ha quindi cambiato un po' la storia attribuzionistica di questi pezzi. E soprattutto si è trovato, diciamo così, un range cronologico che va da 1280 al 1351. Poi cosa succede? C'è un'interruzione nella produzione di vetri smaltati a Venezia che dura 100 anni, quindi lunghissima. Le ipotesi che sono state fatte, in parte si sono persi dei documenti negli anni dell'archivio del Potestà che vanno dal 51, se non ricordo male, agli anni 60-65, quindi c'è in questo periodo una perdita. Ma come noi sappiamo ci sono state una serie di epidemie di peste e può darsi che quelli che erano i vecchi maestri non abbiano avuto la possibilità di far apprendere quella che è la loro arte a giovani apprendisti. Però ovviamente anche qua è tutto ancora un campo, non sappiamo se poi un domani salteranno fuori degli altri documenti. I primi documenti di una ripresa dell'attività, quindi dello smalto, certamente sono dei documenti che risalgono al 1459 e poi al 1461, in cui si citano degli smalti, cioè della presenza di smalti, cioè di una produzione di smalti, in alcune vetrerie appartenenti alla famiglia dei Barovieri. E quindi si fanno coincidere, poi ci torneremo, l'inizio, quindi il rinizio nuovamente della produzione della decorazione a smalto a Venezia in questo periodo, con delle condizioni, vedremo, per gli smaltatori molto diverse rispetto ai pittori a smalto del periodo medievale. Torniamo un attimo indietro per quanto riguarda invece i motivi decorativi. Questi motivi decorativi, uno dei motivi che ritorna abbastanza spesso è l'iconografia legata degli stemmi araldici. Questo ovviamente individua tutta una serie di committenze legate a quelle che sono famiglie importanti europee e vedremo anche italiane che commissionano questi oggetti. Accanto poi agli stemmi spesso non compaiono questi decori di tipo naturalistico, di tipo vegetale, che attornano gli stemmi o possono anche attorniare, vedremo, scene religiose o scene d'altro tipo, scene profane. Sono stati individuati questi stemmi, sembra appartenente quindi a alcune famiglie della Svevia, quindi famiglie quindi di origine tedesca. C'è un altro elemento, vedremo, perché questi oggetti sono stati studiati negli anni a partire dagli studi di Baumgartner e di Krüger, che era stata fatta una mostra molto importante, Sand und Asche, che erano stati i primi. Poi ovviamente negli anni gli studi sono andati avanti, sono state fatte molte scoperte, quindi diciamo, i pezzi poi ritrovati ormai ammontano, diciamo, direi a centinaia, quindi qualche centinaia. Quindi siamo, diciamo, abbiamo un panorama di questa produzione molto ampio. Perché è stata data anche una motivazione del motivo per cui forse molti di questi stemmi e questi ritrovamenti sono in area tedesca. Perché noi sappiamo che i cavalieri teutonici a un certo momento lasciano negli anni 90, ovviamente sono obbligati a lasciare
le terre d'Oriente e quindi si trasferiscono tra l'altro per 20 anni proprio a Venezia e successivamente in Germania. Quindi è anche possibile che alcuni dei ritrovamenti possano essere legati alla presenza dei cavalieri teutonici. C'è un altro elemento ancora che vedremo, io ovviamente non vi mostrerò tutti perché sono tantissimi, ma qualche ritrovamento è avvenuto in cittadine che facevano parte della Lega Anseatica e di cui faceva parte anche Venezia. Quindi c'era quindi un legame commerciale molto forte attraverso questa lega che ovviamente facilitava poi l'esportazione di questi pezzi prodotti a Venezia. Allora, passiamo invece a quelli che possono essere quello che accennavo dell'importanza dei confronti iconografici. Fondamentali insieme ad altre fonti a costruire appunto in generale quella che è una storia del vetro veneziano e probabilmente non solo del vetro veneziano. Sono, se noi osserviamo moltissimi dei riferimenti, delle decorazioni, dell'iconografia che noi troviamo su questi bicchieri smaltati, fanno uno stretto riferimento all'iconografia presente in manufatti veneziani. Quella che vi mostro è il pavimento della chiesa dei Santi Maria e Donato a Murano, siamo intorno al 1140. E vedete come effettivamente ci sono questi motivi a carattere naturalistico che rivelano delle connessioni, ad esempio, col bicchiere precedente, ma anche con altri bicchieri ritrovati in abiti diversi. Vi dicevo che questi bicchieri hanno avuto una diffusione amplissima, cioè partiamo dal Portogallo, Teresa Medici ha pubblicato un frammento. Se non sbaglio, con uno scudo araldico, e via via attraverso la Francia, tantissimo in Germania, fino in Estonia e fino in Crimea, fino al mare d'Azov, oggi così d'attualità. E alcune di queste città, ovviamente, facevano parte, come dicevo, della Lega Anseatica. Tra i nomi che emergono dai documenti pubblicati da Luigi Zecchin, la sua opera è stata riunita in questi volumi ancora negli anni Ottanta, che è Veto e Vetrai di Murano, che tutti noi conosciamo, ma magari non tutti di quelli che oggi ascoltano questa conferenza, voi trovate proprio i riferimenti precisi con l'indicazione appunto anche dell'archivio in cui tali documenti sono conservati. Tra i nomi emerge il nome di Bartolomeus. Questo bicchiere, Alderbadin, è stato pubblicato da Ingeborg Kruger e è stato ritrovato a Stralsund. Siamo stati molto fortunati perché si è avuto la fortuna di poterlo ricostruire interamente e quindi è un pezzo eccezionale. Tra l'altro ha anche delle dimensioni un po' maggiori rispetto a quelli precedenti, non di tanto, però siamo a un'altezza di 14 centimetri. È stata interpretata questa iscrizione come se si trattasse appunto che il magister, cioè il maestro Bartolomeo e la sua bottega, ha realizzato questo pezzo. Sono raffigurate, vedete qua, vi dicevo appunto della varietà dei temi iconografici, sono state raffigurate queste due figure inginocchiate e al centro questo vaso di ascendenza romana che potrebbe ricordare un Cantarossa e soprattutto il pezzo è firmato, è decorato sia all'interno che all'esterno e quindi appartiene a questo gruppo, diciamo così, di gusto, se vogliamo, un po' più europeo della produzione veneziana.
un'altra fonte iconografica che aveva pubblicato la stessa Kruger, in cui si vede appunto, qua si tratta del portale dei mesi di San Marco, quindi all'entrata di San Marco, siamo verso la metà del 200 e vedete come riferimento, è un riferimento preciso a queste due figure, ovviamente interpretato secondo lo stile di quello che è il nostro pittore. Altri esempi, questi ve li mostro perché anche questi pezzi sono stati firmati da Bartholomeus e sono stati ritrovati a Londra, a Foster Lane, e mi interessa soprattutto farvi tornare come qua ricorre e nuovamente Bartholomeus, Magister Bartholomeus Mefecit. I motivi decorativi sono ancora con scudi araldici, motivi vegetali e figure fantastiche, che è un altro degli elementi di una certa ricorrenza. Ed ecco qualcosa dei documenti pubblicati da Luigi Zecchin. Il primo decoratore a smalto che rintracciato tra i primi decoratori, anzi è il primo indirizzato da Luigi Zecchin, è proprio Gregorio da Napoli che non sta per Napoli ma Napoli nel Peloponneso. Il successivo, siamo negli anni 90, è Bartolomeo da Zara, cioè il nostro Magister Bartolomeus che abbiamo trovato e che firma i bicchieri precedenti. È interessante perché nel caso di Gregorio de Napolis emerge che deve dipingere 4.000 bicchieri, quindi si tratta di una produzione piuttosto consistente. Mentre l'indicazione relativa a Bartolomeo da Zara ci dà delle indicazioni su quelli che sono dei motivi decorativi che trovano una coincidenza con quelli dipinti sui bicchieri precedenti. L'ultimo è Altrovandino, siamo più tardi nel 1331, è fiolario, quindi che produce bottiglie e anche bicchieri, ma che anche la stessa Kruger ha indicato come un possibile, effettivamente, anche che abbia quindi lui stesso, perché firma Magister Altrovandinus, i bicchieri, quindi diventa produttore dei bicchieri e decoratore al tempo stesso. Ci sono poi altri nomi di cui oggi noi non vedremo i frammenti, ma anche questi sono stati ritrovati dei bicchieri firmati da Doninus e Petrus. Mi fermo solo un secondo sul discorso delle firme. Come vi accennavo, tra l'altro sono stati condotti negli ultimi anni e sono uscite anche delle pubblicazioni relative appunto alle firme medievali in tutta Italia, Italia settentrionale, moltissimo in Italia centrale, e dove il numero di firme, se confrontate con quelle, per dire, del nord Europa, sono praticamente il doppio in molti casi. Quindi c'è effettivamente una consuetudine nel mondo medievale, quindi di firmare le opere. Ma soprattutto ho voluto portarvi, nel caso specifico, alcuni esempi di orafi veneziani che nel 300 firmano le loro opere, in alcuni casi con delle date, e soprattutto con il termine magister, per esempio Bertuccio, Orifex Mefecit, quindi sono questi due orefici veneziani che ritroviamo in alcuni casi, addirittura qua c'è Bertucci Mefecit Venezia, oppure più tardi chi interviene sull'iconostasi di San Marco a sua volta firma. Quello che ho scoperto in tempi recenti è che anche le campane venivano spesso firmate proprio con questa formula. Quindi era tantissimo anche in ambito veneto. E quindi era una consuetudine in ambito veneto e italiano in genere, molto più forte e determinata che in ogni altra area europea.
Questo è un oggetto che si trova a Francoforte, al Museo of Gutenberg. Rientra sempre in quella tipologia che abbiamo visto, appunto, dei bicchieri decorati sia internamente che esternamente che nella forma, ma ve lo faccio vedere semplicemente per avere un'idea di quella che è così l'ampiezza anche di certi motivi iconografici. Qua c'è questo motivo del grifone, che è un elemento sia del mondo islamico, ma che, come noi sappiamo, appartiene pienamente al mondo medievale, al bestiario medievale, con tutte le sue implicazioni poi e con i suoi significati, nel caso specifico religioso. L'oggetto non è firmato, ma ritorna, diciamo, quindi un'iscrizione che avevamo trovato precedentemente. E ancora una volta, il pavimento a mosaico della chiesa di Santi Maria e Donato a Murano ci offre effettivamente una fonte iconografica che può essere stata utilizzata come fonte di ispirazione. Tenete conto che Venezia era anche disseminata di questi bassorilievi che si chiamavano patere, in cui compaia tutto un mondo, diciamo, del bestiario medievale. Molte di queste, come sappiamo, sono oggi scomparse per vari motivi e varie vicende che tutti voi conoscete. Volevo farvi vedere questo oggetto. Anche questo, se non sbaglio, l'aveva pubblicato la Kruger per vari motivi. Il primo perché è stato ritrovato a Tartu in Estonia, quindi in una città della Lega Anseatica. Viene anch'esso firmato ed è stata individuata nuovamente la firma di Magister Aldrebandin, ma soprattutto vi è rappresentato un episodio legato a quello che è l'amore cortese, cioè la giovane fanciulla che incorona con una ghirlanda di fiori un cavaliere inginocchiato, quindi legato quindi al mondo dell'amore medievale, probabilmente degli sponsali. Però, ecco, nuovamente sono le fonti iconografiche veneziane che ci offrono dei rimandi precisi. Qua siamo nuovamente nei famosi capitelli di San Marco, quindi negli anni che precedentemente vi ho citato, siamo intorno agli anni 40 del 300, e vediamo effettivamente una figura femminile che sta incoronando. Ci sono poi anche moltissimi esempi, ad esempio negli avori, ecco, di produzione dell'Italia settentrionale, del nord-est, quindi della parte italiana del nord-est. E così i motivi possono continuare, si può andare a percorrere, sono motivi sia del mondo islamico ma anche del mondo veneziano, come in questo manufatto che si trova a Düsseldorf, dove viene rappresentato un cammello. E qua siamo a Venezia, probabilmente molti di voi conosceranno questo palazzo che si trova vicino al ghetto, e Palazzo Masuelli, quindi è un rilievo appunto del 300, e quindi ritroviamo questo elemento. Altri soggetti sono i soggetti religiosi, l'iconografia religiosa di santi, quindi all'interno di nicchie. Se voi andate a vedere il ciborio duecentesco in San Marco, o se andate anche nelle nicchie, vedete certe nicchie delle chiese a Murano, tipo quelle di Santo Stefano, c'è proprio questa consuetudine di rappresentare in questo modo. Negli ultimi anni poi sono emersi anche moltissimi ritrovamenti in ambito italiano. Questo di Verona, in cui viene rappresentato lo stemma della famiglia della Scala, che quindi reggeva le sorti della città di Verona, così come questo ritrovamento di Castello di Monreale, interessantissimo, con lo stemma degli Aragona, con i pali appunto dell'Aragona. Questo è purtroppo le
le immagini non sono così eccezionali, invece che è stato ritrovato a Udine, in realtà sono più di uno, sono tre pezzi, ma vedete, sarebbe bello poterlo restaurare un domani, ce ne sono ben tre. E diciamo, questa sarebbe diciamo, la parte conclusiva su questa parte, diciamo, sui vetri veneziani smaltati del Medioevo. Ma per tirare le fila di questo discorso, ci sono vari elementi che hanno convinto la maggior parte degli studiosi a descrivere questi oggetti all'ambito veneziano. Ci sono le fonti dei documenti pubblicati da Zecchin, ci sono le fonti iconografiche, ci sono le analisi chimiche condotte da Marco Verità, ma non solo da Marco Verità, che effettivamente hanno dimostrato come i vetri Aldervandin abbiano delle ampie somiglianze con i vetri islamici smaltati da un lato, sia per la qualità del vetro incolore, sia per quanto riguarda la preparazione degli smalti, sia con i vetri veneziani incolori, soprattutto quelli di Vitrum Blancum, sia con le ricette, diciamo, muranesi per la preparazione degli smalti. È stato da qualche studioso ipotizzato che taluni di questi pezzi possano appartenere a una produzione o nord-europea, quindi realizzati in altri luoghi, seppur ispirati ad oggetti veneziani, e qualcuno, come nel caso del pezzo ritrovato in Crimea, mi sembra, ha ipotizzato addirittura la presenza di maestri vetrai altaresi. Purtroppo ad oggi non abbiamo delle fonti documentarie, quindi documenti d'archivio, che ci testimonino questa relazione e questa produzione, cosa che invece abbiamo per quanto riguarda il mondo veneziano vetrario, grazie a ciò che ha scoperto Luigi Zecchin. In più abbiamo anche le analisi. Molti di questi pezzi sono stati analizzati e quindi, come dicevo precedentemente, questo è un altro elemento e punto di forza. Ci sono poi gli elementi legati all'iconografia, di cui vi ho mostrato qualche esempio, ma ci sono anche un approfondimento che dovrà essere fatto in futuro su quelle che sono le firme e quindi sulla consuetudine che esisteva in Italia, a Venezia, nell'Italia settentrionale, di firmare nei modi che noi abbiamo visto. Questa è la parte, diciamo, conclusiva del mio intervento di oggi. Per vari motivi desidero concludere con questo pezzo, sia perché è il momento di ripresa dopo 100 anni di interruzione del vetro smaltato a Venezia, sia perché ovviamente, come molti di voi potranno già vedere, per quanto riguarda la forma anche di questo calice, c'è ancora un legame molto forte con il mondo medievale. Bisogna dire che da noi in Italia, per noi il Rinascimento comincia molto prima rispetto al resto d'Europa. Normalmente, come sappiamo, coincide con la scoperta dell'America per il resto d'Europa. In Italia ovviamente abbiamo una situazione che anche in Italia non è così definito, perché buona parte, almeno per tutta la prima metà del 400 e anche uno o due decenni dopo, abbiamo sostanzialmente una coesistenza di quelle che sono le novità nel campo rinascimentale, portato partendo da Firenze ovviamente con nomi che tutti conosciamo, e dall'altro lato la coesistenza ancora di un linguaggio tardogotico. Questo calice in pubblicazioni del passato è stato attribuito ad Angelo Barovier, forse compare ancora qualche volta recentemente, ma è stato ormai ampiamente dimostrato che il nome di Angelo Barovier non è collegabile a quello di un decoratore, di colui che ha dipinto oggetti di questo tipo del primo periodo rinascimentale.
Angelo Barovier, come ben sappiamo, invece il suo nome è legato all'invenzione del cristallo, probabilmente già intorno al 1448, perché è stato ritrovato proprio un documento, il diario redatto dal segretario Griso Griselli di Giannozzo Manetti, che era un diplomatico fiorentino che soggiornava a Venezia e che va proprio a visitare il maestro dei vetri cristallini e quindi di Angelo Barroviere. Il suo nome poi è legato, come sappiamo, o perlomeno alla sua famiglia, alla invenzione del calcedonio e probabilmente anche alla soffiatura dell'attimo. Ma tornando a questo oggetto è un oggetto che ha una sua storia, entra probabilmente già prima del 1780, ma comunque nel 1780 è documentato nelle collezioni e quindi nella donazione nelle collezioni dell'Università di Bologna e successivamente poi entrerà nei Musei Civici di Bologna. È stata fatta una prima analisi con la fluorescenza spettrometrica da Angelo Agostino in collaborazione con Marco Verità e soprattutto il pezzo è stato esposto alla mostra che si è tenuta appunto a cui accennava Marina a Château de Coin. So perché quando ci siamo trovati con tutto il comitato scientifico è stato detto che il pezzo è stato analizzato. Ovviamente le analisi non sono ancora state pubblicate, ma il pezzo sembra appunto essere un pezzo veneziano del Rinascimento. È un pezzo, diciamo, in cui si possono andare a leggere varie parti e vari elementi. La prima parte riguarda la coppa, che è una coppa realizzata a mezza stampatura. Questa tecnica si è ipotizzato, abbiamo ipotizzato con Rosa Barovier, che venisse utilizzata intorno al mille, per la prima volta intorno al 1460. Queste sono le conoscenze che ovviamente abbiamo ad oggi, sulla base di un ritrovamento anche archeologico. Quindi il manufatto è stato realizzato con la tecnica della mezza stampatura, che probabilmente molti di voi conosceranno, e nella parte inferiore della coppa, che poggia, vedete, poi su uno stelo formato da due parti cilindriche e da un nodo pieno. Si vede già una differenza anche nel colore fra il piede e lo stelo. E i risultati alla fluorescenza, dello spettrometro della fluorescenza, hanno dimostrato una differenza di spettro fra i due vetri, il che pone, diciamo, la possibilità di due ipotesi, che il piede sia stato realizzato dopo che il manufatto nella parte superiore è stato ricotto per fissare gli smalti. Voi sapete che questi oggetti a smalto vengono appunto ricotti per fissare gli smalti dopo essere stati decorati, oppure che sia stato fatto in un momento successivo. Al momento attuale non lo sappiamo, ma certamente le ultime analisi che sono state condotte da Isabelle Biron a Parigi con Marco Verità, magari ci racconteranno qualcosa di più preciso o ci racconteranno un'altra storia. Vorrei invece adesso entrare anche sugli aspetti, diciamo, decorativi di questo pezzo. Come voi vedete, il pezzo è stato realizzato con smalti e con foglia oro. La foglia oro qua è stata applicata in due modi diversi, cioè è stata applicata nella parte superiore, quindi applicandola a caldo con un
con un fissante, che di solito è la gomma arabica, dopodiché è stata graffita con dei motivi rettangolari. Mentre per quanto riguarda i motivi che voi vedete sullo sfondo degli episodi, sempre in oro, sono stati realizzati a pennello. Quindi con un composto di polvere d'oro o di scaglie dorate che sono state sminuzzate e poi mescolate con un legante semiliquido, così come è, diciamo, dipinto il resto del. E quello che abbiamo notato nel nostro studio con Rosa Barovier, qua c'è la tecnica della lavorazione a mezza stampatura. Per chi fosse interessato e per chi non lo conoscesse, consiglio a tutti di andare a vedere il sito di Glassway della Valle d'Aosta, un progetto europeo a cui aveva partecipato anche la nostra associazione, in cui potete vedere tutte le tecniche, non solo del vetro veneziano, ma se non ricordo male anche del mondo romano. Quindi qua si vede un'immagine che è stata girata nella fornace Anfora di Murano. Vi dicevo appunto questo aspetto dei motivi a girale, e abbiamo trovato delle connessioni con la miniatura d'area ferrarese. Questa è la miniatura che appartiene al libro del Salvatore di Borso d'Este, siamo nel 1469, e effettivamente voi vedete come ci sono appunto questo motivo a girali steso col pennello, poi ci sono anche delle parti in foglio oro, quindi qualcosa di simile anche rispetto al nostro calice. Ovviamente a livello iconografico questi motivi dei girali noi la ritroviamo nella pittura settentrionale italiana, e in particolare vedete in questa Madonna dell'Umiltà di Pisanello, che si trova a Verona Castelvecchio, siamo intorno agli anni 20 del 400. Questo per quanto riguarda la parte decorativa. Per quanto riguarda invece gli episodi rappresentati, il primo in alto è la fuga in Egitto, e successivamente vedete entro tondi, qua si vedono, anche se la foto è un po' sfocata, si vedono bene questo motivo, diciamo, dei girali a cui accennavo precedentemente. Ci sono due profeti. Il primo che vediamo è Isaia, che regge un cartiglio, ecce virgo et parietet, esattamente, e quindi è legato, talvolta la figura di Isaia viene legata sia alla figura dell'Annunciazione, perché le parole fanno effettivamente riferimento, diciamo, alla nascita, quindi alla nascita di Gesù in taluni casi, e in tali altri invece viene collegato al tema invece della fuga in Egitto, quindi comunque legato alla nascita di Cristo. L'altra figura di profeta invece è stato individuato come re David, e è il profeta che annuncia l'arrivo dei re magi e come portatori di dono. Allora, le fonti a cui si fa, ed ecco l'immagine successiva, effettivamente, in cui si vede l'adorazione dei magi. Quali sono i Vangeli a cui fa riferimento il decoratore? Sono i Vangeli apocrifi, in cui effettivamente vengono narrati questi episodi dai profeti, come premonizione, diciamo, dell'arrivo del Salvatore. È interessante perché questi episodi dei Vangeli apocrifi, che erano diffusissimi nell'arte medievale rinascimentale e quindi erano facilmente leggibili e riconoscibili per quanto riguardano i fedeli che andavano in chiesa, e fa riferimento a quella che era la cosiddetta Bibbia Pauperum, quindi la Bibbia dei poveri, che veniva corredata di xilografie, che viene prodotta in periodo medievale, ma poi ancora nel XV secolo, e dove spesso c'è l'associazione delle figure dei profeti e quello che sarà, diciamo, l'evento, e quindi la premonizione dell'evento futuro. Non solo,
Il nostro decoratore poteva, ci sono dei riferimenti, delle strette relazioni iconografiche in altri manufatti che si trovano a Venezia. Questo è un dettaglio di due profeti che sono Isaia e appunto Re Davide, quindi come profeti che annunciano appunto sia l'adorazione dei magi e nel caso specifico l'annunciazione o la figura di Isaia legata appunto a Gesù, alla fuga in Egitto, si trovano in San Francesco della Vigna, la Cappella Badoer, realizzata dalla Bottega dei Lombardi, siamo intorno al 1490. Ma gli stessi profeti connessi ad episodi religiosi dei Vangeli apocrifi, proprio nel modo specifico, così come si ritrovano nel calice di Bologna, si trovano per esempio anche nella Chiesa dei Frari. E direi che io avrei concluso, vorrei solo dire una cosa, che l'ipotesi che abbiamo fatto con Rosa Barovier, dovuta diciamo al confronto con la tecnica e anche con alcune miniature di Leonardo Bellini, ovviamente sono così delle aperture di una possibile ricerca, sono delle ipotesi, non ci sono delle certezze. Però è probabile perché questo tipo, diciamo, di decorazione che noi troviamo sul calice di Bologna, cioè l'abbinamento di questa decorazione a pennello dell'oro e della foglia orografita, è qualcosa che per esempio poi ritroviamo anche negli altri due pezzi che conosciamo del vetro veneziano smaltato di questo periodo, cioè di un primo periodo, parliamo del 1460 circa, si ritrovano nella Coppa Barovière del Museo del Vetro a Murano e si ritrova anche nel piatto di Trento. L'ipotesi è che forse, però ovviamente i materiali sono molto diversi, che i primi decoratori potessero provenire dal mondo della miniatura. Però ovviamente è un conto decorare una miniatura su carta, un conto dipingere di vetro. Per ora abbiamo notato questo, diciamo così, è un'ipotesi, ovviamente come tutte le ipotesi va comunque, deve trovare ulteriori conferme oppure eventualmente smentite, questo non lo sappiamo. Ecco, io avrei concluso. Vi ringrazio e ovviamente sono disponibile per le domande. Allora, interrompo la condivisione. Eccomi qua. I temi sono tanti, ovviamente, e sono temi che secondo me necessitano sempre di una discussione, che la ricerca vada avanti, insomma, ecco, o per avere sempre più conferme oppure aprire nuove strade. Grazie davvero per queste analisi così interessanti e appunto molto dettagliate. In effetti, questi oggetti si prestano a approfondimenti vari, a vedere appunto tutta una serie di aspetti, di collegamenti che magari per altre categorie di oggetti non sono possibili e quindi anche diventa poi difficile effettivamente arrivare a una conclusione che non sia poi magari soggetta a qualche dubbio, qualche cambiamento, qualche novità. Vediamo se qualcuno ha delle domande. Ora abbiamo visto nella chat un paio di complimenti. Grazie. Devo dire che poi, cioè, molte cose ovviamente sono state pubblicate. Se ci fosse qualcuno che, diciamo, che ha visto, diciamo, questo mio intervento e magari sono temi che non conosce, io sono poi anche disposta a mandare una bibliografia perché, magari può essere interessante avere un'idea. Io credo che, è importante comunque sempre discutere, ma partendo il più possibile da dei dati certi, a mio avviso. Ecco, quindi
l'ipotesi di certe attribuzioni che sono state fatte, io credo che debbano trovare dei riscontri documentali o dei riscontri d'altro tipo, insomma, anche iconografico nel caso dei bicchieri, diciamo, al Trevandin, o se si parla di vetro smaltato. Adesso si è parlato ultimamente anche di vetro smaltato ad altare, però ad oggi penso, non lo so, magari vedremo, a Genova verranno presentate delle cose interessantissime su altare, però anche, diciamo, l'ultimo articolo pubblicato sul Journal Glass Studies, penso da Marta Bagnasco, lì non ci sono oggetti di vetro smaltato, e quello che mi risulta, per esempio, su altare, che sui documenti, diciamo, dove si parla di vetro smaltato sono molto tardi, parliamo della seconda metà del Seicento, quindi. Però ovviamente magari un domani si scoprirà qualcosa, ecco, però ad oggi, non avendo prove certe documentali, diventa difficile, secondo me, sostenere delle attribuzioni. Poi sono delle ipotesi, però, che devono sempre, come sempre nella ricerca, secondo me, avere dei riscontri, ecco. Magari qualcuno di opinione diversa, ecco. No, qualche frammento, però molto piccoli, e poi appunto con una righina, qualche puntolino e basta. Da scavo io l'avevo visto, per esempio a Brescia, gli scavi all'interno del monastero di Santa Giulia, però certo, Brescia, certo, ma Brescia parliamo sempre di territorio veneziano, o sbaglio? Infatti la Repubblica Veneziana fino a Bergamo arrivava, insomma, almeno. Quindi la carta di distribuzione si amplia anche con questi materiali. Purtroppo materiali da scavo di queste fasi magari ce ne sono pochi pubblicati, perché sì, fino a un po' di anni fa ci si fermava a una certa epoca. Adesso. Ma tu dicevi degli Aldrebandin, sì, parliamo di Aldrebandin. Questo è un peccato, però, perché se sono scavi comunque vanno pubblicati, secondo me, insomma. Quello è un contesto che aspetta di essere pubblicato da un paio di decenni. Da un paio di decenni, e nessuno di voi lo può fare, è un peccato, secondo me, perché questo è un po' il problema ogni tanto dei frammenti archeologici che provengono da scavo, però voi lo sapete. Anche quello di Torino. Sì, quello è grande. Anche quello di Torino adesso finalmente poi è stato trovato negli anni 90, ma esposto nel 2013. Figurati. Nel settore dedicato all'archeologia a Torino, nel Museo di Antichità, oggi poi confluisce, cioè oggi da diversi anni confluito nei Musei Reali. Certo. Però anche quello era stato pubblicato come notizia di ritrovamento di un bicchiere dipinto, con mia grande sorpresa, quando lavoravo nei depositi del Museo di Antichità, me lo ritrovai dentro una vaschettina, dico, guarda qui cosa c'è. Però, sì. Purtroppo i materiali basso medievali, infatti la difficoltà, magari anche con studiosi stranieri che vengono in Italia, si aspettano di vedere vetri basso medievali o medievali esposti nei musei archeologici, ce ne sono tanti, sul territorio italiano, quindi esposti. Certo. Magari anche il museo archeologico arriva, quelli più recenti no, per fortuna, ma quelli più di impostazione, un po' più in là nel tempo, arrivano al massimo tardo antico, alto medioevo. Ma certo, questo è il grosso problema anche con quelli rinascimentali, uguale, con gli scavi archeologici è la stessa cosa, non sono esposti. E questo è un po' un limite. Hai visto, Cristina, quel colpicco, a proposito di frammentini, come diceva Marina, quello... Io quelli non li ho visti di Udine. Come? Quelli di Udine, tu dicevi? No, dicevo anche quelli che ti avevo mandato di... Monastero di Bano, sì. Però lì certamente ci può stare l'arrivo da Venezia, perché quello era un monastero isolato, certo, come tutti i monasteri cistercensi, ma in cui erano le ragazze delle migliori famiglie genovesi.
E si vede proprio nell'evoluzione dello scavo che loro sono arrivate lì con un corredo di altissimo livello, perché si trovano materiali lì e siamo nei boschi di questo paesino, oggi vicino a Ovada, quindi nell'Appennino Ligure Piemontese, e ci sono materiali che si trovano solo a Genova. E ci sono le ceramiche ispano-moresche, ci sono metalli aggeminati, ci sono molte altre, e anche i vetri, però poi una volta arrivate lì, sono lasciate lì, infatti si vede poi i restauri continui di materiali, vuol dire che poi non arrivava più. Certo. Sì, beh, dal castello di Moncalieri, ecco, infatti. E anche questo di Porta Palatina, siamo a pochi passi dal Duomo, ma soprattutto da Palazzo, da quello che era il futuro Palazzo Reale, il primo Palazzo, la residenza ducale, ecco. Certo. Palazzo Madama, ecco. Sì. Sì, beh, certo, questi contesti, come voi tutti bene sapete, anche quello di Padova, insomma, sono questi contesti d'altissimo livello, chiaramente. I conventi lo erano in Italia, insomma, certi conventi almeno, quindi non... Ecco. Forse c'è una domanda? Sì. Gli smaltatori lavoravano nelle vetrerie dove si produceva il vetro o in altri luoghi? Allora, per quanto riguarda Venezia... La domanda viene da MV. MV che sarebbe? Credo che sia Marco Verità o no? Ah, Marco Verità, che mi fai tranelli! Non lo so, eh? Ma non so se c'è. Non so se c'è Marco. No? Allora no. Non lo so. Qualcun altro. Perché va purtroppo qui ci sono non c'è le... Mariella Vicentini. Ah, niente, mi pareva. No, allora succede questo, che cioè probabilmente... Allora, cosa succede? A Murano nel 1469 i maestri vetrai e gli imprenditori vetrai riescono ad ottenere dalla Serenissima un decreto in cui si dice che gli smaltatori possono lavorare e dipingere gli oggetti solo alle dipendenze dell'imprenditore vetrario o del maestro vetrario che ha la sua fornace. Oppure, se hanno un laboratorio, devono lavorare esclusivamente, per una vetreria, quindi devono dare i loro prodotti in questo modo. Questo perché? Perché il vetrario ha un ruolo fondamentale, cioè è la figura più importante nell'organizzazione del lavoro. Perché? Produce prima di tutto il manufatto, produce gli smalti e quindi poi deve, dopo che gli smalti sono stati prodotti, questi vengono ovviamente polverizzati, vari sistemi, e vengono utilizzati dal decoratore per dipingere. Ma poi bisogna ricuocere l'oggetto. Quindi sono tutte delle operazioni, ma soprattutto la ricottura dell'oggetto è l'operazione più delicata. Questo perché era stato imposto, a un certo momento, gli imprenditori vetrai e quindi i maestri vetrai si erano rivolti alla Serenissima, perché effettivamente c'erano dei decoratori che quindi acquistavano gli oggetti, li decoravano, poi li portavano in una fornace qualsiasi, o avevano addirittura dei piccoli forni a Venezia, tanto che viene proibito in questo decreto anche che non si possa ricuocere nessun vetro smaltato a Venezia, quindi, e questo mette un po' fine all'indipendenza del decoratore, che in periodo rinascimentale è brevissima, perché se la partenza ovviamente dell'inizio della decorazione intorno a 1460, parliamo del 1469, e quindi hanno un monopolio. Nel 300
era un po' più indipendente il decoratore, quindi era un po' più imprenditore di se stesso. I documenti che però noi abbiamo relativi a questi pittori di cui abbiamo citato prima i nomi sono documenti del Podestà di Murano, quindi riferiti a Murano. Questa, diciamo, è la situazione. L'altra cosa che c'è da dire è che, come nel Medioevo, però il Medioevo è una storia un po' diversa, quindi sulla provenienza, ma poi vedremo che in generale i decoratori spesso non sono muranesi, ma vengono chiamati foresti, che vengono da altro luogo. E quindi questo potrà sembrare un non senso, perché noi pensiamo alla grande pittura, quindi il ruolo del pittore è il grande pittore. E quindi pensiamo che abbia, diciamo, lo stesso ruolo anche nella decorazione. Qua è un po' diverso, perché qua il personaggio più importante è il maestro vetrario o l'imprenditore vetrario che realizza gli oggetti e li ricuoce. Quindi questa, diciamo, è la situazione. Spero di aver risposto alla domanda. Bene, grazie. Scusa, ma la temperatura di ricottura? Dunque, no, praticamente bisognava, dopo che l'oggetto era stato ridecorato, doveva essere riposto nel forno di ricottura in modo tale per riportarlo alla temperatura di lavorazione, perché gli smalti in questo periodo erano attofondenti, quindi si passava, diciamo, dai 600-700, diciamo, del forno di ricottura poi alla temperatura della, diciamo, della lavorazione vera e propria, ecco, posto nuovamente, diciamo, nel forno di lavorazione, ecco, quindi. Bisognava passare attraverso questa fase, insomma. Quindi realizzato l'oggetto, lasciato appunto raffreddare di solito appunto nell'ara, dopodiché veniva decorato dallo smaltatore, rimesso per riportarlo, diciamo, a una temperatura che fosse almeno di quei gradi lì, e poi nuovamente nel forno, diciamo, di lavorazione, ecco, a contatto del fuoco. E l'altra cosa che c'è da dire è che per dire le anse, questi elementi qua venivano ovviamente attaccati successivamente. In alcuni manufatti rinascimentali si vede chiaramente che la decorazione continua, ad esempio, sotto le anse. Ecco, quindi quello avveniva in una fase successiva. Era comunque una fase molto delicata, quella della ricottura degli smalti. Una cosa che non ho aggiunto, chi mi chiedeva qualcosa a proposito della decorazione, un altro discorso ovviamente per quanto riguarda la pittura a freddo, che non richiedeva quindi la ricottura, e quindi si poteva produrre il pezzo, per dire, a Murano, e poteva essere decorato altrove, ecco, anche a Venezia, per quanto riguarda, diciamo, la decorazione. Quello è un altro capitolo così, che pone sempre delle domande, ma qualcosa sicuramente viene realizzato poi anche a Venezia, ma al di fuori, diciamo, delle fornaci a quel punto. È un altro discorso, insomma. E invece la foglia d'oro? Freddo. Ma dove questo? No, per esempio, Nel calice di Bologna sì, viene applicata sì. Dopo. Ma per esempio in calici successivi, ad esempio nei calici più tardi, parliamo degli inizi del Cinquecento, a molti di voi sarà capitato di vedere, per esempio, sul piede una sorta di pulviscolo dorato. Allora, quella viene applicata con lo stesso sistema la foglia d'oro, poi con la soffiatura praticamente la foglia d'oro si frantuma e crea una sorta di pulviscolo. Ma questo tipo di tecnica comunque avviene più tardi rispetto a quella che noi abbiamo visto adesso, cioè della foglia d'oro graffita, quindi applicata in questo caso di solito sul bordo graffita, o invece quella stesa col pennello, che per esempio l'oro steso col pennello si trova anche nel vetro islamico.
Sì, gli aspetti tecnologici sono sempre molto interessanti. Sono sempre molto interessanti e non facili sempre da comprendere. No. Ed erano proprio dei capolavori, dei lavori veramente... Sì, assolutamente. E dove ci sono anche degli intrecci, secondo me, con le altre arti, soprattutto a livello, quando entriamo poi nel mondo rinascimentale, ma anche nel mondo medievale, se vogliamo, quello che abbiamo visto. Secondo me gli intrecci sono anche l'aspetto interessante, devo dire, di questa ricerca, così come anche sulle forme, lo stesso discorso, cioè sicuramente l'iconografia ci aiuta in un settore come il nostro, dove è così difficile talvolta avere, diciamo, di per. L'altra cosa interessante che c'è da dire di differenza fra il mondo medievale e il mondo rinascimentale è che mentre nel mondo medievale noi abbiamo questi nomi, nel mondo rinascimentale abbiamo tantissimi nomi nei documenti di pittori, ma non possiamo metterli in relazione con nessun pezzo. Ecco, questo è l'altro punto. Con la tecnica della foglia d'oro sul piede, poi polverizzata, mi pare che ci sia anche su un calice vetro blu che è a Palazzo Madama. Sì. Che abbiamo esposto, che arriva da, se non mi sbaglio, non vorrei confondere, sì, da un acquisto degli anni 30 a Corsi. Ho capito. A Corsi che poi... Certo. Fonda. Fonda, certo, quella che oggi c'è la Fondazione Accorsi Ometto, ma che è la sua, certo, collezione, poi è diventata museo. Certo. E arriva purtroppo senza altri dati a Palazzo Madama. Purtroppo questo è un po' il problema, perché certo, adesso sembra che tutto ciò che diciamo è prima del 1770-80 è sicuro, 90, inizio 800, mentre cioè, l'ipotesi che ci fossero degli smaltatori, una produzione a smalto nella prima metà dell'Ottocento, non abbiamo ancora ad oggi, diciamo, delle prove certe. Quello che sappiamo è che la produzione a smalto nell'Ottocento con certezza ricomincia nel 1864. Questo è un dato, diciamo, certo. Su ciò che avviene prima di una decorazione a smalto, la prima metà dell'Ottocento, con motivi rinascimentali, ci sono dei forti punti di domanda. Non per quanto riguarda invece i vetri di imitazione paleocristiana, che sappiamo che venivano imitati, insomma, ecco, nella fine del Settecento, questo lo sappiamo, insomma, ma anche perché c'era un mercato chiaramente in quel periodo storico. Ad oggi, ma è tutto un settore da, chiaramente da esplorare, insomma, non è che non ci sono diciamo delle certezze ancora. Ecco. Sì, sì. Quindi ci sono, c'è spazio per nuovi studiosi che si possono occupare assolutamente dei secoli post-medievali. Io penso, sì, è importante, giovani studiosi davvero, che assolutamente, assolutamente, io penso. Andavo se ci sono altre domande, mi pare. No. No. Va bene. Allora, Cristina, ti ringraziamo tantissimo, e noi staremo qui tutta la sera a parlare, a discutere, a parlare, a farci venire delle idee, delle curiosità. Non possiamo, e quindi invitiamo tutti alle giornate di Genova, dove comunque vedremo molti materiali, spero, di queste epoche, di queste fasi. Vedremo qualche materiale. No, come quale? Dico, no, non al di fuori del convegno, molto, dentro con le giornate, molti, al di fuori, nelle visite che faremo, qualcosa. Va bene. Perché ritorniamo al problema di prima, che materiali medievali esposti, purtroppo. Allora, però sarà un lavoro, secondo me è un lavoro che prima o poi noi dovremo fare come comitato. Come? È un lavoro che prima o poi dovremmo fare come comitato, non pensi, Simone? Ma io mi ricordavo quella visita che aveva fatto in Italia, anche in Liguria, la
adesso non la pronuncio malissimo ovviamente, la Edvicas della Cova, dove vedo un vetro medievale? Non le vedi perché, cioè, Ligurio lo vedi a Finale Ligure perché hanno fatto l'allestimento qualche anno fa del museo di Finalborgo e nel museo del tesoro del Duomo. Finito, non è che c'è molto, c'è qualche cosina forse alla Spezia, ma... No, il problema è che all'estero pubblicano molto Piemonte... di noi. Voilà. Il problema è che all'estero pubblicano molto più di noi. No, non lo so, poi voi... soprattutto chi lavora in soprintendenza lo sa forse meglio qual è la situazione, ma questo è un grosso problema nostro. È anche un problema più generale oggi, forse anche dal punto di vista delle ricerche iniziali, cioè di tesi. Cioè, tesi di archeologia sui materiali ormai di tutte le epoche, no? Sì. Ovviamente, anche antiche. Certo. Sono sempre meno perché... Ho capito. Il tempo è sempre poco, quindi anche questa, le soprintendenze che... Io mi metto dalla parte della soprintendenza dove lavoro. No, certo. Il fatto che se volete tenessero chiusi gli archivi, nascosti per non farli vedere, però adesso gli archivi sono molto aperti, ma gli archivi sono frequentati al 90%, io parlo della nostra esperienza, certo. Ma dal 90% da professionisti per attività di archeologia preventiva e così via. Di consultazione per ricerca sia di materiale, adesso sui materiali ci sono un po', però ma di vari con la vecchia storia però. Del Medioevo non ne parliamo però ma nel senso che diciamo che anche non dico diventato di moda, ma nel senso che lo studio della parte della cultura materiale medievale, post-medievale, è più recente, insomma. Sì. Ah, sicuramente, certo, hai ragione, verissimo, verissimo. Se sono stati conservati materiali, è più recente. Appunto, poi c'è anche quello, sono stati conservati i materiali, perché magari tante volte sappiamo benissimo come fine hanno fatto, insomma. Certo, certo. Cioè, è vero che una volta una tesi di laurea poteva anche essere fatta sui materiali e su quantità. Esatto, ma aveva anche delle dimensioni diverse da quelle di adesso. Quelle di adesso bisogna aspettare un dottorato per... Infatti. Quindi purtroppo l'università un po' cambiato. Comunque secondo me con le miniature ci siamo. Dici Rosanina? No, io non sono del campo, né della miniatura, né del vetro, né del vetro post-medievale, però quell'idea lì, cioè se io penso, adesso penso alle miniature, per esempio, dei codici. Certo, perché ho visto proprio, ho avuto modo di toccare con mano i coralli della Certosa. Ho capito. Ho capito, certo. E quelle cose lì, con le foglie d'oro, quei colori, roba di questo genere, insomma. Si ritrovano anche lì, certo. Si trovano anche lì, è un'impressione, per l'amor di Dio. Perché sì, perché i materiali ovviamente sono diversi, quindi può apparire ogni tanto, uno dice, ma cosa ha detto? Che non... È un'ipotesi. No, però, comunque, miniatura, perché comunque tu dipingi delle cose comunque piccole. Certo. È sicuramente assolutamente. Assolutamente. Sì, le dimensioni sono quelle. Comunque ne abbiamo solo tre di pezzi, sono tutti in Italia, ma ne abbiamo solo tre di quel periodo. Vabbè, chissà che ne salti fuori qualcun altro. Va bene. Bene. Allora... Ringraziamo ancora Cristina, ringraziamo tutti e alla prossima, in cui parleremo invece di oggetti più quotidiani, credo.
interessantissimi, penso. Molto importante però, sì, per chi studia il materiale medievale, anche quello, anzi, è proprio una cosa fondamentale, un argomento fondamentale. Da un contesto come quello di Ferrara che ha continui ritrovamenti. Infatti, altri vasche di scarico in questi giorni, sempre con la nostra uno scavo seguito dalla nostra Chiara relatrice. Ecco. Bene, ma allora magari sentiremo di qualche novità. Vedremo. Proprio di questi giorni, forse l'avevo visto sulla pagina Facebook della soprintendenza. Vabbè, vediamo se ce lo racconta. Se ci racconta questa novità. E poi comunque ci vediamo la prossima volta e poi state sempre allerta perché ci sono molte cose che vogliono in pentola, molte cose che stiamo preparando e quindi... Ah, Chiara ha scritto! Però l'avete trovata, che sono già contesti notevolissimi, cioè. Molto interessanti. Va bene. Va bene. Insomma, comunque, anche con quelli che hanno già visto. Ma la notizia è su Facebook, Simone? Adesso Chiara dirà perché... Cosa dice, perché l'ha detto? Perché non doveva rivelarlo, ma mi pare di averlo su Facebook. Ok, va bene. Saprei dove averla potuto trovare l'altro, quindi adesso non ricordo. Ma... Non ci sono segreti, ha scritto. Ecco, basta. La ricerco, poi la comunico. Ah, grazie. Grazie, Simone. Va bene. Bene. Va bene. Grazie. Allora, buonasera a tutti. Alla prossima. Ciao, arrivederci, ciao a tutti. Grazie, arrivederci. Buona serata a tutti. Ciao, ciao. Arrivederci. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.